Buon pomeriggio a tutti, ecco, sta per uscire la statua di Sant'Antonio Abate dal santuario qui sulla sommità di Vibonati e così inizia la processione, momento culminante di questi solenni festeggiamenti del santo patrono di Vibonati. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Sant'Antonio Abate. Primo mistero glorioso, Gesù risorge da morte. Padre nostro. Con l'uscita della statua del santo dal santuario qui a Vibonati inizia la processione, uno dei momenti sicuramente più solenni e più attesi dei festeggiamenti in onore del santo patrono. Fino alle 3 di oggi pomeriggio la processione attraverserà i vicoli del caratteristico centro storico del piccolo comune che si affaccia sul Golfo di Policastro. Una festa sentita in tutto il Golfo di Policastro, soprattutto dagli emigranti vibonatesi. Ecco, vedete ancora la statua del patrono di Vibonati ed ecco pratica l'amministrazione comunale al completo. Ora il sindaco è venuto, anche se ha assistito soltanto alla prima parte della processione. La fascia adesso è nelle mani in possesso, come vedete, del vice sindaco Dalia De Filippo assieme agli assessori Gervase e Giudice. Presenti anche autorità civili e militari, vedete il comandante dei vigili della polizia locale di Vibonati, Quintieri, e il capitano, il comandante anzi della stazione di Vibonati, della stazione dei carabinieri di Vibonati.